Ragazzi, buon inizio settimana. Allora, barbatina di oggi è dedicata a Mattia, l'amico Mattia, che voleva vedere alla prova due rasoi. Allora, uno lo provo oggi, naturalmente uno domani. E uno è il Barbaros TR2, un rasoio che ha un gap all'incirca, sarà un 0,50-0,60, forse un pochino di più, con un'esposizione leggermente positiva. Qualcuno lo definisca un rasoio molto delicato, nel mio caso lo trovo un rasoio che su barbe corte, come uso io normalmente di un giorno, va abbastanza bene. Se sente un pochino la lametta, lo metterei all'incirca con un carve tipo C come sensazione di taglio, siamo lì più o meno. E oggi provo un sapone australiano, Shaver Heaven, Forbidden Forest. Un sapone da una profumazione floreale dolce. Un sapone vecchio, deve essere come del 2016. Infatti, non so se era così inizialmente, è abbastanza duro come pasta. Questo gliel'ho comprato a un americano che aveva collezione di saponi che non usava, li comprava solo per tenerli in collezione. E vediamo come va questo sapone. Dovrebbe essere un vegetale questo. Come sempre, cucchiaino cinese, prendiamo una nocciolina di sapone. È molto duro questo devo aiutarlo per farlo sciogliere qui in tazza. Duro e gommoso, eh. Questo col pennello, se non lo aiuto io un pochino a scioglierlo, non si scioglie. Vediamo come va questo sapone australiano. È piacevole la profumazione. Mi ricorda un altro sapone che ho. Mentre si scioglie come profumazione, mi ricorda uno che ho qua. Molto molto simile. Cathy Bubbles, Ocean Grove. Praticamente è la stessa identica profumazione. Allora, qui il sapone si è quasi sciolto. Vedete, è sparito, è diventato trasparente. Allora, cominciamo a montarlo. Allora, stamattina mi sono messo un pochino di... mentre preparavo tutto per fare il video e per sbarbarmi di prebarba della cella, perché mi sono svegliato con la barba che la sento più dura di sempre. Già ho la barba dura, però stamani sembro veramente un porcospino. Pennellino e Semolch in tasso. Questo è 100% tasso, con manico credo che in olivo. Leggerissimo, ciliegio. Leggerissimo il pennello. Ottimo questo pennellino in tasso della Semolch, veramente fanno bei pennelli sta gente, questi portoghesi. Un altro goccino d'acqua. Beh, direi che ci siamo. Ora non è si sciolto, sta montando. Vediamo come va questo vegetale. Sì, sa di fiori, però un profumo dolce. La schiuma non sembra male, eh. Si sente bella corposa la schiuma, morbida. Mi piace. Sicuramente vuole più acqua.
Non sento ancora la sensazione di bagnato, passando la schiuma. Piacevole, piacevole, piacevole la profumazione. Credo che questo sapone non si trova più. Mi ha scritto un altro amico del gruppo che lo stava cercando quando ha visto la foto, ma credo che ormai non lo fanno più. Molto, molto piacevole. Direi anche come montaggio ci siamo. Allora, cambiamo un pochino il rasoio e ci ho montato una feder sul rasoio, che è tanto che non le uso, ma tanto, c'è una stecca e non le uso mai. Allora, partiamo. Barbaros TR2. La lametta, anche se non molto leggermente, però si sente perché è un rasoio con esposizione positiva. Secondo me rade che è un piacere, guardate in passata di pelo già non si sente più niente. È bello pesante come il rasoio, con il peso del rasoio fa tutto lui. A me ricorda leggermente il Wolfman VR1 che ho. Un gap di 0,48, molto molto simile a questo, con quel gap. Lo so che si sente appena appena la lametta, per barbe di 1 fino a 3 giorni, secondo me sono favolosi, perché mantenendo diciamo una delicatezza nel taglio, però con questa leggera esposizione positiva ti permettano di fare delle belle sbarbate profonde. Allora, il passaggio di pelo è andato di meraviglia, nonostante la barbatura. Poi anche le feather sicuramente hanno aiutato. È stato un piacere passarci il rasoio in faccia. Il sapone è ottimo, scorre benissimo la lama. Io è quello che cerco dal sapone è che faccia scorrere bene la lama sulla barba, per il taglio. Non cerco nient'altro. Poi il post, va bene. Se il sapone lo dà, meglio ancora, naturalmente. Ma se no, tanto con un buon after, un buon balsamo, uno lo accomoda. Sta tagliando il rasoio con queste lamette. Non l'avevo mai usato. Sta andando di meraviglia, veramente, ragazzi. Con queste feather. Non sto sentendo che mi sta tagliando la barba. Ho una meraviglia. Sicuramente se dovessi tenere un solo rasoio con questa configurazione, questo potrebbe essere il rasoio. Liscio, guardate. Normalmente avete visto negli altri video, devo passare molte volte per farmi la barza, che ho la barba durissima qui. Guardate come con pochi passaggi questo rasoio come è riuscito. Ottimo, appena appena un pochino qui, zona branchie, ma praticamente sono. Potrei anche rimanere così fino a domani. So che qualcuno ha sentito che non tagliava il rasoio, però veramente su di me, nonostante questa barba dura, con barba di un giorno, perché io mi faccio la barba sempre tutti i giorni. Anche con il Covid mi ha preso anche forte, non ho smesso di farmi la barba. Grazie, perfetto, qui non c'è più niente da togliere.
Sentite che nemmeno si sente più la lametta. Direi una sbarbata perfetta. No, ottima, perfetta. Veramente non c'è più niente, lo sei stato delicatissimo. Guardate anche qui che normalmente mi rimane il grigio, come l'ho portato via quasi tutto. È un rasoio che almeno con la forma di usarlo che ho io è praticamente perfetto per me. Infatti è uno dei rasoi che più mi piacciono. Probabilmente se dovessi scegliere uno dei rasoi che ho, entrerebbe sicuramente fra i prescelti questo. Allora, sciacquatina. E ho visto che con questa lametta va veramente bene. A volte ci sono delle lamette che su alcuni rasoi vanno meglio e altre vanno peggio. Questa sicuramente è una lametta che va molto bene su questo rasoio. Vediamo che dice l'allume. Allora, vi sono onesto, sotto il collo sì, sento un po' di bruciore, un po' di più rispetto agli altri giorni. Sulle guance, mento e zona baffi niente, però qua sotto sì, ho sentito un pochino più di bruciore, appena appena però un pochino sì. Segno che il rasoio con l'esposizione positiva che ha, come il sapone veramente me lo stava facendo volare, però probabilmente ho pigiato un pochino di più e qualcosa si sento, però perché anche è un rasoio che con questa esposizione positiva non c'è dubbio che taglia. Infatti guardate, mi sembra che c'è un red point qua, sì. E ho pigiato un po' di più perché lo sentivo delicato. E mi è venuto un piccolo red point sotto alla gola. Comunque guardate che tutti all'ata. Anche qua guardate, mi sono fatto dei red point oggi, eh. Perché è un rasoio, avete visto, no? Con il Future a 6, con l'R41 non mi ero fatto red point, e oggi con questo mi sono fatto un paio di red point. Infatti sentivo qualche punto bruciare dell'allume. Comunque i red point, ragazzi, fanno parte del mestiere, eh? Non vuol dire niente se ci facciamo dei red point, secondo me. Però a volte è quello che succede, con i rasoi un po' più delicati uno spinge di più, ci fa meno attenzione. Ah, guardate che con due passate e mezzo praticamente ho fatto una piallata pazzesca. Secondo me è un rasoio fantastico. Molto peso, sicché anche quello lì chissà ha influito un pochino, e queste lamette che tagliano veramente parecchio. Infatti io non le uso molto, non è che sia amante delle Feather, però veramente oggi ho sentito che mi ha polverizzato la barba praticamente, non sentivo il taglio e vi dico, stamattina mi sono svegliato con una barba durissima. Allora, facciamo prova dell'after, ci metto questo che anche questo è floreale dolce, mi sembra che ci assomiglia molto al sapone. Ottimo, mi piace questo profumo. Anche qui in zona baffi, appena appena bruciare mi devo essere un pochino. Buono, 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 buono. Bene, Mattia, spero che hai visto il rasoio in azione, hai visto che avevi paura che non taglia, taglia, taglia. È stato, il rasoio mi ha fatto più red point che gli altri. Secondo me è ottimo come rasoio. Magari su barbe molto lunghe, di una settimana non lo userei, ecco, non userei questo rasoio, però su barbe corte, guardate il risultato, è veramente un rasoio che ti ci puoi dare una bella piallata, volendo, specialmente con una lametta efficace come questa. Va
Va bene, allora ragazzi, a domani. Domani vi porto un rasoio svizzero, eh? Il boot. Ci vediamo domani.